Una sera d'estate, un artista, ispirato dal canto degli uccellini, ne disegnò uno. La sera era calda e l'artista se ne andò a dormire, lasciando le finestre aperte. I fogli volarono tutta la notte e al mattino atterrarono nel giardino di una strana casa dove viveva un signore che non parlava con nessuno. Da dove vieni? L'uccellino avrebbe voluto rispondere, ma non conosceva le parole per parlare. Ma non sa parlare, non vedi che sarà un disegno? Già, è proprio un bel disegno. Lo chiameremo A. E vedrete, racconterà una bellissima storia. Dopo qualche giorno, l'uomo con il suo carretto era in città per vendere le copie del libro. L'artista lo vide passare e sorrise soddisfatto. I muri erano tappezzati del manifesto del libro, le parole dell'uccellino A. I treni erano carichi delle copie del libro. I muri della città di Parigi erano tappezzati del manifesto del libro Le mots du petit oiseau A. Una nave carica di libri arrivò dall'altra parte del mare e di un altro mare ancora. I muri di Tunisi, di New York, di Pechino erano tappezzati del manifesto del libro. E i bambini, nei loro lettini, sfogliavano la storia dell'uccellino, che finalmente aveva imparato a parlare in tutte le lingue del mondo.